Lo sapevo, hai fatto bene a venire. Lucignolo! C'è ancora un posto, ragazzo, sali. Pinocchio! Aspetta! Aria! Bisogna mai perdere la speranza. È il più grande errore che si possa commettere. Andiamo, andiamo a festeggiare! Benvenuti nel paese dei balocchi, bambini. Questo è l'unico paese all'interno costruito soltanto per voi, dove tutto è permesso e non ci sono genitori in giro. Due. Visto che ti avevo detto. Fantastico! Anzi, di più! È un sogno che si avvera. Andiamo! Con quello delle cuscinate. Aspettiamo. Andiamo! Quale giocattolo vuoi? Quello colorato. La trottola? Sì. Te la prendo io. Vi ricordiamo che le nostre giostre sono a vostra disposizione. Non costano niente e sono le più divertenti del mondo. Vieni. Girate, girate, divertitevi. Non costa niente. Ciao, Grullo. Che bella faccia. Ciao, testa d'uovo. Ciao, Tonto. Ciao, ciao. È proprio bello sentire i bambini ridere e schiamazzare spensierati, non trovate? Ridete, ridete. Ridete finché potete. Che domani avrete ben poco da ridere. Attenzione! Attenzione! Secondo te che ore saranno? Sempre l'ora di divertirsi. I giocattoli nuovi possono rivolgersi al banco dei regali. E non dimenticare. Se devo essere sincero, ogni bambino ha il diritto di appropriarsi subito dei giocattoli. Un po' mi è venuto a noia tutto questo divertimento. Cosa? Dici sul serio? I dolci sono buoni. Però... Attenzione! Attenzione!
Dai, buttalo via questo. Prendi uno nuovo. Sono stanco, voglio la mamma. Sei già sveglio. Che stai facendo? Questo posto mi ha stufato. Voglio tornare a casa. Le tue orecchie! Ce li hai anche tu! Ma tu hai le orecchie! Ma tu hai le orecchie! Ma tu hai la paura! Hai anche la coda! Anche tu! Ma che significa? Succedendo. Ci stiamo trasformando in asini. Aiuto! Svelto, andiamocene di qui, prima che sia troppo tardi. Pinocchio, dobbiamo scappare. Lucignolo, non voglio essere un asino. Aiuto! 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 So, amico mio. E questo il bel mestiere che facevano questi signori. Raccogliere compromesse e moine tutti i ragazzi svogliati, farli diventare dei somari e portarli a vendere sulle fiere e sui mercati. Attento, sta scappando! Il gioco è bello se dura poco, vero ragazzi miei? Il tempo di giocare è finito. Signore e signori, ecco a voi il somaro assai raro, l'asino matematico, la nostra più grande attrazione, Pinocchio! L'unico ciuchino al mondo che sa niente di meno che fare di conto! Pinocchio, quanto fa 2 per 1? Bravo! Shhh. 2 per 2? Bravo! Così
Pillina, ci sei anche tu! Pillino! E ora, due per tre! Ho sbagliato, Fatina, lo so, ma è troppo tardi, vero? Torna subito qui, bestiaccia, vieni qui! Abbiate pazienza, signore e signori, Pinocchio è un asino di nome e di fatto. Ora assisterete alle sue straordinarie doti di acrobata. Sciagurato! Avanti, che figura mi fai fare? Si è fatto male alla zampa. Se l'è rotta? Sì. Mi hai rovinato lo spettacolo. Non mi servi più a nulla ora. Portalo via. Fatina! Fatina! Ti prego, fa qualcosa! Non vedi cosa vogliono fare a Pinocchio? E tu, lascialo andare! Perché questo testone non mi può vedere né sentire? Pinocchio! Con una pelle così verrà fuori un bel tamburo. Grillino mio! Mi dispiace, amico mio, ma non ho scelta. L'asino ero io! Ma in verità fu così vero, lo scriverò sottoscrivo! Mi dispiace per il vostro tamburo!